La storia in giallo di Antonella Ferrera. La Primula Rossa. Il sergente Bibot controllava la barriera della porta ovest con la consueta scaltrezza, convinto che nessun aristocratico avrebbe mai potuto sfuggirgli nonostante il più originale dei travestimenti. Persino Robespierre e Danton l'avevano sommesso di elogi per il suo zelo e la sua efficienza. Davvero Bibot era uno dei mastini più attenti di Place de la Grève e anche il Comitato di Salute Pubblica poteva dormire con lui sonni tranquilli. Chiunque avesse condannato a morte non sarebbe fuggito attraverso quella barriera, nemmeno la Primula Rossa, il capo di una banda di inglesi che negli anni del terrore si divertiva a beffare la Repubblica Rivoluzionaria Francese, mettendo in salvo decine di realisti. Cittadino Bibot, ma è vero che il ficcanaso inglese è riuscito a passare attraverso la porta nord? Caporale, è tutta colpa di quello stupido di Gospierre. I carri del mercato stavano uscendo dalla porta. Ce n'era uno carico di barili, guidato da un vecchio con accanto un ragazzo. Gospierre, un po' ubriaco, ha guardato nei barili, ha detto che erano vuoti e ha lasciato passare il carro. E poi, che cos'è accaduto? Subito dopo è arrivato un capitano della guardia con un drappello di soldati. È passato un carro da qui e l'hai lasciato passare, ha urlato a Gospierre. Andrai alla ghigliottina per questo, cittadino sergente. Su quel carro c'erano il duca de Chalys e tutta la sua famiglia. E il conducente altri non era che il maledetto inglese, la Primula Rossa! Ma non è possibile! Che stupido! E allora che cosa hanno fatto? Si sono lanciati all'inseguimento di quel carro? Esatto! Peccato che quegli aristò non fossero lì sopra e il conducente non era la Primula Rossa! Scusa, cittadino Bibot, ma non capisco! Il capitano della guardia! Era lui, quel dannato inglese travestito, e ognuno dei suoi soldati un aristocratico! Mon Dieu! Veramente diabolico la Primula Rossa. Queste e altre storie si raccontano in Francia, in quest'epoca del terrore, e tutte le donne in Inghilterra sono innamorate di quest'uomo inafferrabile e coraggioso, pur non avendolo mai visto. Si sa solo che è un inglese che combatte una nobile battaglia con l'obiettivo di salvare dal patibolo persone innocenti. Anch'io sono turbata dalla Primula Rossa, benché sia sposata con Sir Percy Blakeney, un uomo molto ricco e di rango elevato, amico intimo del principe di Galles, ma fatuo e dedito alla sola eleganza, di scarsa intelligenza pure. Io, Lady Marguerite Saint-Just, ex attrice della Comédie Française, la donna transalpina più bella e intelligente del XVIII secolo, sono certo la regina della moda e della società londinese, ma sono anche una donna infelice. Un anno fa ho sposato Sir Percy perché era completamente innamorato di me, fino a quando, 24 ore dopo il matrimonio, ha scoperto il mio terribile segreto. Il ruolo che ho avuto nell'arresto del marchese di Saint-Cyr, il cugino della contessa de Tournai. L'ho denunciato, anche se involontariamente, inviando lui e tutta la famiglia alla ghigliottina. A Sir Percy l'ho detto dopo averlo sposato, ma la mia confessione gli è apparsa tardiva. Ora ho la soddisfazione di sapere che il più grande imbecille d'Inghilterra nutre per me il più totale disprezzo. Ci troviamo a Dover, in una locanda di campagna, il riposo del pescatore. Mio fratello Armand, fervente repubblicano, moderato e servitore della patria, è appena partito per la Francia. Mio marito è lì dentro con i suoi amici più cari, Sir Andrew Folkes e Lord Anthony Dewhurst, e ride fatuo come sempre. Io sono qui a passeggiare, poco lontana dal molo. Cittadina Saint-Just. Chauvelin, amico mio, come mai in Inghilterra? Sempre al vostro servizio. E voi che cosa fate qui? Io? Mi annoio. Per combattere la noia, volete rendere un piccolo servigio alla Francia, cittadina? Oh, che aria seria tutto un tratto. E quale sarebbe questo servigio? Avete mai sentito parlare della Primula Rossa?
Santo cielo, non si parla d'altro in Inghilterra. Allora saprete che quell'inafferrabile personaggio è il più acerrimo nemico della Francia, degli uomini come vostro fratello. Mio fratello Armand vi dedica la sua vita. Quanto a me, non posso fare nulla. Invece sì, ascoltate. Sono stato inviato qui come rappresentante del governo repubblicano. Uno dei miei compiti è scoprire tutto su questa lega della Primula Rossa che aiuta i dannati Aristot, traditori della patria e nemici del popolo, a sfuggire a una giusta punizione. Ebbene? Il mese scorso, decine di persone, alcune già condannate dal Tribunale di Salute Pubblica, sono riuscite ad attraversare la Manica. La fuga era stata pianificata, organizzata e attuata da questa banda di sfrontati, capeggiati da un uomo dotato di un cervello tanto ingegnoso quanto misteriosa è la sua identità. La Primula Rossa. È un bel imbusto dell'alta società inglese, ne sono certo. Io voglio scoprire chi sia. Per questo mi serve il vostro aiuto. Nutro scarsa simpatia per quegli altezzosi aristocratici francesi e sono di idee repubblicane e liberali, ma odio i metodi utilizzati dalla giovane repubblica. Attraverso la Manica giunge l'eco degli orrori e delle carneficine del terrore. Robespierre, Danton e Marat sono diventati giustizieri sanguinari e mi inorridisce pensare che anche mio fratello Armand, per le sue idee moderate, possa diventare un giorno vittima di quegli eccessi. Provo invece ammirazione per la Primula Rossa e a lui confesso di rivolgere pensieri romantici. E ora Chauvelin mi chiede di tradirlo. Chiunque gli sia, è un uomo nobile e coraggioso e io mai mi presterò a una simile infamia. Sono trascorsi giorni sereni. Mio fratello Armand è giunto a destinazione, sano e salvo. Mi trovo al teatro Covent Garden, in un palco di prim'ordine, e ascolto estasiata il terzo atto dell'Orfeo. Devo dirvi una parola, cittadina Saint-Just. Ah, mio Dio, Chauvelin, mi avete spaventata. Credo che fareste bene a darmi ascolto. Vostro fratello è in pericolo. È una delle vostre solite trame fantasiose. Lasciatemi ascoltare in pace la musica. I miei uomini hanno fermato due membri del gruppo della Primula Rossa. Due gentiluomini, Sir Andrew Foulkes e Lord Anthony Dewhurst. Li conosco. Ma che cosa c'entra mio fratello? Fra i loro documenti è stata trovata una lettera scritta da vostro fratello a Sir Foulkes, capite? Questo dimostra che Armand simpatizza con i nemici della Francia e non solo. Forse è addirittura un membro della Lega della Primula Rossa. Mi sento gelare il sangue. So che Chauvelin sta dicendo la verità. È troppo devoto alla sua causa e troppo orgoglioso per abbassarsi a raccontare vili menzogne. Per il bene di Armand, devo ascoltare le sue richieste. Tra i documenti trovati c'era anche questo foglietto. Se desiderate parlarmi di nuovo, sarò al ballo di Granville. E qui nell'angolo c'è un fiorellino rosso, il simbolo della Primula Rossa. Significa che Sir Foulkes e Lord Dewhurst lo potranno incontrare lì, al ballo. Per questo sono stati lasciati in libertà, perché ci conducono da lui. E io? Sbaglio? O siete invitata al ballo di Granville questa sera? Cittadina Saint-Just, dovrete solo osservare, ascoltare e riferire. Vi prometto a nome della Francia che vostro fratello sarà salvo. I grandi saloni del Foreign Office, squisitamente decorati, sono pieni fino all'inverosimile. Ma il vero tumulto è nel mio cuore. Da una parte c'è la vita di Armand, dall'altra quella di un eroe nobile e valoroso che ha già salvato dalla ghigliottina tante persone innocenti. Ah,
Avrei bisogno di qualcuno a cui confidare il mio tormento. Penso a Sir Percy, mio marito. Ma lo trovo che scherza, ride e canta un motto appena inventato. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa, che catturare mai non si possa quella dannata primula rossa. Come ho potuto pensare all'uomo più sciocco d'Inghilterra come un sostegno morale? Mi allontano e vedo Lord Hastings, amico di mio marito, consegnare un pezzetto di carta a Sir Fulkes, che secondo Chauvelin è un membro del gruppo. Gli scivolo alle spalle e con un'astuzia riesco a leggere il contenuto del biglietto, che di per sé non mi dice molto, ma quel che mi colpisce è il simbolo della primula rossa. Cerco Chauvelin e finalmente lo trovo. Ci appartiamo in una sala vuota. Avete notizie per me? Sono riuscita a leggere il contenuto di un biglietto della Primula Rossa mentre Sir Fulkes cercava di bruciarlo. Una riga diceva: parto domani. L'altra: se desiderate parlarmi, sarò nella sala da pranzo a luna precisa. Che cosa intendete fare ora? Tutto dipenderà da chi vedrò nella sala da pranzo. Coloro che si troveranno lì allo scoccare dell'una saranno pedinati. Fra queste, un paio forse partiranno per la Francia domani. Uno di loro sarà di certo la Primula Rossa. E come farete a capirlo? I documenti trovati addosso a Sir Fulkes parlano di un appuntamento nei dintorni di Calais, in una locanda, il Gatto Grigio, e poi di un luogo solitario lungo la costa, la capanna Père Blanchard, che devo riuscire a scovare. Uno degli uomini che vedrò fra poco nella sala da pranzo andrà a Calais, e io lo seguirò fino a dove lo aspettano gli aristocratici in fuga. Non potrà che essere lui la Primula Rossa. È molto tardi ormai. Chauvelin avrà scoperto quale identità si nasconde dietro la Primula Rossa. Non riesco a stare seduta. Vado a cercarlo e lo trovo con un'espressione curiosa sul suo viso mobile. Chauvelin! Devo sapere che cosa è successo. Il silenzio e la pace regnavano sovrani, bella signora. A luna io dormivo nell'angolo di un divano e poi c'era Sir Percy Blakeney, vostro marito, che dormiva a un sonno profondo in un altro angolo. Nessuno è entrato nella stanza? Nessuno. Allora abbiamo fallito? Forse. Ma ora che ne sarà di Armand? La sorte di Armand Saint-Just è appesa a un filo. Non vi resta che sperare. La speranza è una sola, che Satana, il vostro padrone, abbia bisogno di voi altrove, prima che il sole sorga. Sono sola nella mia camera e penso a Sir Percy, mio marito. Ieri sera gli ho parlato del pericolo che corre Armand. Mi ha promesso che lo tirerà fuori dai guai, sfruttando le sue influenze. Mi ha commossa e persino intenerita. Che cosa provo davvero per lui? Amore? O solo il desiderio di riconquistare quello che un tempo era un amante appassionato? Chi c'è lì fuori? Sotto la soglia della porta spunta una lettera. Una circostanza del tutto imprevista mi costringe a partire per il nord immediatamente. Vi chiedo perdono per non avervi salutata. Firmato Sir Percy Blakeney. Sento che è diretto in Francia per aiutare mio fratello. Ha voluto solo depistarmi. Come posso averlo considerato un uomo sciocco e fatuo? Entro per la prima volta nel suo studio. Mi colpisce la severa semplicità che vi regna. La scrivania è coperta da una montagna di carte suddivise con metodo perfetto. Non avevo mai pensato a come Sir Percy potesse amministrare l'immensa fortuna ereditata da suo padre. Più mi guardo intorno e più mi convinco che mio marito non solo indossa una maschera, ma recita una parte ben precisa e studiata con cura. Fra le sue cose ce n'è solo una fuori posto. A terra brilla un anello di oro massiccio. Lo raccolgo, lo osservo. Sopra vi è un'incisione. Un piccolo fiore a forma di stella.
È l'emblema della Primula Rossa. Mi coglie un improvviso senso di vertigine. Sir Percy, mio marito. Sì, chi è? C'è una lettera per voi. La apro in fretta. È la lettera scritta da mio fratello Armand a Sir Folkis. Me l'ha spedita Chauvelin. Ciò significa che grazie a me ha scoperto l'identità della Primula Rossa ed ora è sulle sue tracce. Certo, ieri sera nella sala da pranzo c'era solo Chauvelin e mio marito. Sir Percy, è lui, sì, è lui la Primula Rossa. Mio Dio, come ho potuto essere così cieca? Devo assolutamente raggiungerlo, devo fargli sapere che è in pericolo. Sono a casa di Sir Folkis, il miglior amico di mio marito. Cosa devo l'onore? Oh, Sir Andrew, non desidero sprecare tempo prezioso in lunghi discorsi. Il vostro capo e compagno, la Primula Rossa, mio marito, Percy Blakeney, è in mortale pericolo. Se ancora nutrivo dei dubbi, la conferma arriva ora. Sir Andrew impallidisce e non è in grado di parlare. Come l'ho saputo non ha importanza. Ascoltatemi. Chauvelin sa tutto e sa che deve andare a Calais. Lo seguirà e scoprirà anche il nascondiglio del conte de Tournai e di tutti gli altri che lo stanno aspettando. D'accordo, partiremo insieme. Siamo giunti in Francia dopo un viaggio burrascoso. Sir Andrew, travestito da lacchè, è andato in cerca di Percy. Io mi trovo in una piccola locanda alla periferia di Calais. Il gatto grigio. È una stanza squallida e fatiscente. Sulle grandi pareti nude sono scritte col gesso a caratteri cubitali le parole Liberté, Égalité, Fraternité. Il padrone della locanda ha già mostrato tutto il suo disprezzo per i maledetti aristocratici e ogni volta che ne parla sputa sul pavimento. Ho chiesto di riposare in una zona appartata. Mi ha fatto accomodare sul soppalco. È squallido, ma ho il vantaggio di poter osservare e udire ogni cosa senza essere vista. Ho chiesto informazioni e mi hanno detto che un signore alto, più di 1,80 m, vestito elegantemente, è stato qui e tornerà per la cena. Dunque, tra pochi minuti, potrò riabbracciare Sir Percy e dirgli quanto lo amo. Il mio entusiasmo dura poco, però. Nella locanda entrano due uomini che riconosco non senza fatica. Uno è Chauvelin, travestito da prete, e l'altro il suo factotum, Degas. Parlano fra loro, certi di non essere ascoltati. Hai riportato i miei ordini al capitano Jutley? Sì, cittadino Chauvelin. Le strade e le spiagge sono pattugliate. Il capitano Jutley attende altri ordini. Allora, torna subito da lui. Digli di inviare rinforzi alle varie pattuglie, specialmente a quelle che sorvegliano la spiaggia. Gli uomini devono tenere gli occhi bene aperti per individuare un forestiero di alta statura. Sarà abilmente travestito, ma per nascondere la sua altezza dovrà stare curva, hai capito? Perfettamente, cittadino. Dio salvi il re! Il cuore mi batte forte. È la voce di Sir Percy, la riconosco. Sono felice e disperata al tempo stesso. Sir Percy non sa che Chauvelin, per colpa mia, gli sta dando la caccia. E ora sta venendo proprio qui. Vorrei uscire dal soppalco e gridare a gran voce, ma lui mi precede. Si avvicina al curé e gli dà una pacca sulla spalla. Per tutti i diavoli! Monsieur Chauvelin! Giuro che non avrei mai pensato di incontrarla qui. Oh, sono mortificato, mi dispiace molto. Vi ho disturbato proprio mentre mangiavate la minestra. Un mio amico è morto così, soffocato. Niente, niente. Sono veramente lieto di vedervi, Sir Percy. Vi credevo dall'altra parte della manica. La sorpresa mi ha lasciato quasi senza fiato. Non sapevo che foste un sacerdote, ma... Siete distratto? Aspettate forse qualcuno? Sì, una persona. Non una signora, spero, il signor Abate. No. Su, via. Venite vicino al fuoco. Volete un po' di tabacco? L'ho comprato a Piccadilly. È il migliore che abbia mai fiutato. Monsieur Chauvelin, non preoccupatevi. Gli effetti passeranno in fretta. È solo pepe. Percy esce di corsa mentre Chauvelin sembra soffocato da una violenta serie di starnuti. Io ancora qui sul soppalco resto inebetita per qualche attimo.
Quasi subito entra Degas. Il cittadino alto era qui in questa stanza 5 minuti fa. Dobbiamo seguirlo fino alla capanna di Père Blanchard. Poi catturarlo insieme ai maledetti fuggiaschi aristocratici. C'è una novità, cittadino Chauvelin. Un inglese alto, 3/4 d'ora fa, ha parlato con un ebreo, un certo Ruben, che abita qui vicino, per noleggiare un carro e un cavallo. Portalo subito qui. Resto in silenzio e guardo Chauvelin che si sta togliendo la tonaca da prete. Poco dopo vedo Degas rientrare. È in compagnia di uno straccione, il cui tanfo si sente fin qui sul soppalco. È lui, Ruben? No, probabilmente ha condotto via il forestiero sul suo carro. Ma c'è quest'altro ebreo che sa qualcosa. È disposto a parlare dietro compenso. Per tutti i diavoli, non fallo avvicinare. Dunque, tu sai qualcosa del mio amico inglese? Sì, eccellenza. Stasera io e Ruben Goldstein lo abbiamo incontrato lungo la strada, non lontano da qui. Voleva noleggiare un cavallo e un carro per raggiungere un posto stanotte sulla strada di Saint-Martin. Ma Ruben gli ha noleggiato il suo mezzo ronzino soffiandomi l'affare. E sai per caso da quale parte è andato l'inglese? Il forestiero è diretto verso la capanna di Père Blanchard, eccellenza. Conosco la strada, vi ci posso portare io. Veramente, ebreo. Se mi hai ingannato, 2 soldati ti daranno tante legnate che forse la tua vecchia carcassa esalerà l'ultimo respiro. Se invece troveremo il mio amico inglese, ci saranno altre 10 monete d'oro per te. Degas! Eccomi, cittadino Chauvelin. Torna subito dal capitano Jutley e digli di darti 1/12 dozzina di uomini. Portali con te sulla strada di Saint-Martin. Prenderemo in trappola la nostra selvaggina nella capanna di Père Blanchard. Certo, reagiranno. I realisti sono abili spadaccini. Ma noi saremo almeno 5 contro 1. Li ho seguiti col mio cavallo aiutata da un cielo senza luna. Ora siamo finalmente vicini alla capanna di Père Blanchard. Dopo aver legato e imbavagliato il vecchio ebreo, i soldati hanno circondato la capanna. Vedo una luce rossa all'interno. Mio fratello è sicuramente lì. Forse c'è anche mio marito. Devo arrivare prima dei soldati, se voglio sperare di salvarli tutti. A poche miglia dalla costa, vedo anche una goletta in attesa. È il Daydream, lo yacht di Sir Percy. Poggio un piede su una roccia scivolosa e cado a terra. Mi alzo, provo a correre, ma sento dei passi dietro di me, passi veloci. Una mano mi afferra per la gonna e cado di nuovo a terra. 2 mani forti mi coprono la bocca con un bavaglio. Dopo un istante vedo avvicinarsi gli occhi acuti e maligni di Chauvelin. Non si sforzi, Madame Saint-Just. Tanto è inutile. Ci sono 4 uomini lì dentro, cittadino Chauvelin. Sono seduti accanto al fuoco e sembra che aspettino, ma sono tranquilli. Che ore sono, Degas? Quasi le 2. La marea starà risalendo. Hai visto la goletta? Sì, è ancorata 2 miglia dalla costa. Abbiamo gli uomini appostati. Non si muoveranno fino all'arrivo dell'inglese e dei suoi. Bene, allora avvicinati alla capanna e tieni pronta la pistola. Mi occupo io della signora. Non so cosa mi abbia valso l'onore di essere seguito oltre manica dalla donna più affascinante d'Europa. Se vi tolgo il bavaglio, vi comporterete bene? Credo di sì, perché altrimenti sarei costretto a uccidervi all'istante. Dio salvi il re! È lui, Sir Percy. Balzo in piedi e corro verso la capanna. Comincio a tempestare di pugni la parete di legno. Percy, per amor di Dio, fuggi! Ti hanno teso una trappola! E tu, Armand, prendi la pistola e spara, spara! All'assalto! Non lasciate fuggire nessuno vivo da quella capanna! Com'è possibile? Non c'è più nessuno. Ci avevate detto di seguire i vostri ordini alla lettera. Abbiamo aspettato che arrivasse l'inglese. Sei un idiota, Degas. La goletta, Chauvelin, sta salpando. E dov'è? Dov'è finito quel maledetto inglese?
Non può avere raggiunto la goletta. L'abbiamo appena sentito cantare. Dov'è? Dov'è? Guardate cosa ho trovato. Questo foglietto. Dammi qua. Fammi luce con una lanterna. Non posso raggiungervi senza mettere in pericolo la vostra vita e compromettere il successo dell'impresa. Quando riceverete questo biglietto, aspettate 2 minuti, poi sgusciate fuori dalla capanna uno per volta e scendete cautamente giù per la scogliera. Una lancia vi sta aspettando per portarvi a bordo del Daydream. Io vi aspetterò nell'insenatura che si trova proprio di fronte al Gatto Grigio, vicino a Calais. Ecco, c'è anche il maledetto fiore a stella, la primula rossa. Dobbiamo tornare a Calais subito. C'è ancora una possibilità di catturarlo. E cosa ne facciamo della donna e dell'ebreo? Lasciateli qui, si faranno compagnia. Ma prima c'è un conto da regolare col vecchio ebreo. Dategli la dose di legnate che gli ho promesso. Dannazione a quel viscido francese. Percy, Percy, sei tu? Dove sei, amore mio? Non posso muovermi. Quei mangiarane mi hanno riempito di legnate. Percy, ma come sei tu l'ebreo? Sei proprio tu. Quando ho saputo che quell'animale mi stava attaccato, ho deciso di portarlo qui con me, ma lui non lo sapeva. Ora come facciamo a tornare indietro? Le strade fra qui e Calais sono piene di soldati. Infatti non andremo a Calais. La lancia del Daydream verrà a prenderci a meno di mezza lega da qui. Ma sul biglietto c'era scritto... Di biglietti ne ho scritti 2, madame. Uno con le vere istruzioni ai miei amici, l'altro per depistare quello stupido di Chauvelin. Antonella Ferrera, buongiorno a tutti, al nostro appuntamento con l'ospite della Storia in Giallo, che oggi è Daria Galateria, giornalista, scrittrice, docente di letteratura francese all'Università La Sapienza di Roma e autrice, fra gli altri, di Parigi 1789, edito da Sellerio. Buon pomeriggio, Daria. Salve. La Primula Rossa sembrerebbe proprio un personaggio di fantasia, anche se l'autrice del romanzo, la baronessa Emushka Orczy, grande studiosa, appassionata della Rivoluzione francese, potrebbe essersi anche ispirata ad un personaggio realmente esistito. Questo non so, è un fatto che quando una guerra viene persa può capitare che sorga il personaggio del Vendicatore, Zorro o Rambo, che appunto è il personaggio che da solo combatte contro i vincitori. Naturalmente la storia ha le sue ragioni e quindi questa serie della Primula Rossa, che hanno una ideologia, sono ispirate da un'ideologia molto reazionaria, in realtà riconoscono appunto questa vittoria della Rivoluzione francese di fatto, e quindi crea questo personaggio, la baronessa Orczy, di questo Sir Percy Blakeney, che va a far sfuggire alla morte certa della ghigliottina gli aristocratici. Naturalmente tutto questo poggia su fatti storici, anche se la Primula Rossa si colloca nel 92 e il vero lavoro della ghigliottina comincia nel 93, comunque insomma di fatto è la storia del terrore può suscitare questo senso di ripudio e quindi si può riconoscere un eroe in solidissimo e bellissimo signore inglese, aristocratico inglese, che va a salvare gli aristocratici. In realtà, come spesso la letteratura d'appendice, perché questo è un romanzo diciamo facile, quindi è un romanzo che ha avuto un successo strepitoso, è cominciato questo successo a teatro, per la verità. Poi la baronessa Orczy ha avuto qualche difficoltà a farlo pubblicare in romanzo, ma poi dopo è cominciato questa serie fortunatissima.
E, come tutti i romanzi d'appendice, ci solleticano sul lato delle nostre, dei nostri desideri profondi e più consolidati, diciamo, mentre la letteratura più sperimentale ci mette in questione, cerca di sollevare dei nuovi paesaggi, dei nuovi scenari sentimentali e ideologici, la letteratura popolare, diciamo, che ci accarezza dal verso del pelo, ecco, e quindi è importantissima per la storia della mentalità. Allora, quello che è la grande forza della Primula Rossa è il fatto che concentra e fa convivere alcune figure mitiche proprio della letteratura, create poi proprio dalla storia del tempo: il mito del dandy, il mito appunto del Indicatore e naturalmente la narrativa rosa. Ci sono tutte e tre queste figure, diciamo, queste categorie letterarie, questi bellissimi romanzi. Daria, la Primula Rossa ci permette quindi di cambiare visuale rispetto a quella a cui siamo abituati ad adottare parlando della Rivoluzione Francese. Certo, mette l'accento sul problema, diciamo, dell'emigrazione. Gli emigrati, ci furono varie ondate di emigrazione, alcuni aristocratici si salvarono, presero la via della fuga immediatamente dopo l'estate della Bastiglia, diciamo, ma una grandissima fuga ci fu all'epoca dell'arresto del re, perché si andò a creare quell'esercito che, appoggiandosi alle forze monarchiche d'Europa, intendevano liberare il re e comunque schiacciare questa piccola e giovane repubblica. Invece gli eroi in stracci di Valmy riuscirono a vincere sia le forze interne della Vandea, tutti i reazionari, gli antirivoluzionari, sia per l'appunto l'esercito del mondo intero, diciamo, coalizzato contro la repubblica, e sono riusciti poi a imporre questa loro nuova visione del mondo in cui viviamo, il codice napoleonico, poi successivamente, eccetera. Nonostante però questo, certo, l'immagine degli emigrati è un'immagine molto tenera, perché è stato un mondo coloratissimo, fuggivano a Londra senza veramente nessuna forma di sostentamento, quindi c'erano questi splendidi aristocratici che facevano i calzolai, le signore insegnavano il ricamo oppure la biancheria intima, l'inglese o il pupurri o la cucina francese, e quindi è stato un periodo molto colorato e molto divertente, forse, da raccontare a posteriori. E soprattutto è molto bello dal punto di vista letterario e anche per l'appunto dei nostri desideri profondi vedere che di fronte a una vittoria comunque evidente della storia, della borghesia nei confronti dell'aristocrazia, e pensare a questo dandy. Il dandy è una figura letteraria che nasce proprio quando c'è una vasta delusione storica. Allora si rifugia, diciamo, questa crisi, questa perdita, nella figura di una persona che esaurisce tutto quanto in una specie di rifiuto dell'ideologia e nell'estetica, nella bellezza, nella grazia, nella stupidità soprattutto, il rifiuto della donna, perché la donna è quella che crea, che genera, diciamo, no? È quella che è legata alla natura, ha una forma quasi di positività, mentre invece il dandy ha un obbrobrio proprio per la donna. E quindi il personaggio di Sir Blakeney, questo bravissimo vendicatore degli aristò in pericolo, è per l'appunto un dandy. Per mascherare questa sua straordinaria abilità, queste sue imprese incredibili con cui riesce appunto a portare via dalla Francia gli aristocratici, finge di essere stupido, finge di essere un dandy, col risultato che sua moglie, bellissima signora che, come in tutti i romanzi femminili e sentimentali, non ha la madre, perché questo è uno dei canoni fissi del romanzo sentimentale, che lo ha sposato un po' per un'intuizione cupa oppure per distrazione, per disprezzo, comincia un po' a sentire disprezzo per quest'uomo che nei salotti si disperde in infinite scemenze proprio. Quando noi lo vediamo per la prima volta nel romanzo, quando una signora offende Madame Blakeney,
E allora il figlio di questa signora dice: io non chiederò scusa a nome di mia madre, però offro la mia spada a Sir Blakeney per lavare l'onta che è stata fatta comunque pubblicamente a sua moglie. E Blake dice: ah, ma che, mi vuole fare un buco nel vestito, ragazzo, non capisco, sbadiglia, ride, insomma è un perfetto cretino. E perché mai questo perfetto cretino avrebbe dovuto fare di tutto, rischiando la propria vita, per aiutare degli aristocratici francesi? È appunto il mito letterario del vendicatore, cioè una civiltà quando è sconfitta, parlo dell'aristocrazia, parlo comunque di una civiltà, la baronessa Oxy si faceva chiamare baronessa, comunque una civiltà ostile al mondo borghese del lavoro, è un modo per vendicarsi, per ribadire la possibilità di una vendetta però legata a un singolo, cioè assolutamente effimera. Rimaniamo nel romanzo per analizzare i rivoluzionari e i loro nemici, visti da una parte e dall'altra. Chauvelin, per esempio, nel romanzo è colui che insegue con ossessione la Primula Rossa ed è il simbolo di una Francia repubblicana che all'epoca vedeva nemici dappertutto. Certamente il Comitato di Salute Pubblica, il periodo del terrore, insomma, è stato un periodo in cui la Francia aveva nemici dappertutto, veramente, cioè tutto il mondo era coalizzato contro la Repubblica. E c'erano anche nemici interni, appunto la Vandea, c'erano delle rivolte all'interno, e quindi stabilisce questo regime del terrore che ha fatto 17.000 morti, di cui condannati alla ghigliottina, diciamo, che non è poi una cifra atroce, naturalmente non ci deve essere neanche un morto, è giustificabile sotto per nessuna ideologia, però di fatto è forse un tipo di carneficina più che ha fatto più rumore di tante altre più atroci, però effettivamente soprattutto rimane molto evidente il sacrificio di questi aristocratici belli, eleganti, biondi, no? Si vendevano le parrucche bionde e diventarono di moda, e si temeva che fossero, si sospettava che fossero i capelli dei ghigliottinati, però appunto diventava di moda il biondo proprio perché è il colore di questi sacrificati. E allora ci furono appunto queste condanne che non colpirono assolutamente soltanto gli aristocratici, anzi era forse un terzo, per esempio era l'artigianato del lusso che scompariva con la rivoluzione, ovviamente, e perché la controrivoluzione era abbastanza trasversale naturalmente, però di fatto questi paladini del terrore sono visti con i colori più cupi, ovviamente, dal punto di vista della baronessa Oxy, e in effetti non erano né graziosi né gentili né educati né benevolenti. Per esempio, la lista degli emigrati era stata stilata e gli emigrati al solo arresto venivano immediatamente condannati a morte. Nella battaglia di Valmy, per esempio, in cui gli eroici soldati francesi in stracci vinsero l'esercito straniero, fu trovata sopra nella tasca di un ufficiale l'elenco degli ufficiali di questo esercito degli emigrati, e immediatamente furono stampati e vennero elencati al generale opprobrio e comunque condannati a morte appena fossero stati ritrovati. È inevitabile che nelle rivoluzioni prevalgano sempre i falchi? Forse sì, una rivoluzione pacifica è stata la rivoluzione femminista. L'unica, forse? Non so, certo è la prima che mi viene in mente, questo è sicuro. Veniamo ad un altro personaggio del romanzo, che è Armand Saint-Just, che è il cognato, diciamo così, della Primula Rossa. Ci viene proposto dal romanzo come un convinto repubblicano, ma di idee moderate, che finisce per allontanarsi dai metodi del terrore. Anche questo è un tema molto dibattuto tra gli ideologi, tra gli studiosi, voglio dire, tra gli studiosi della rivoluzione francese, perché c'era tutto un settore, i brissottini, i girondini, c'era tutto un settore di rivoluzionari che non vedevano nella guerra un necessario sbocco per mantenere gli acquisti, diciamo, i grandissimi acquisti della rivoluzione. E
Io tenderei a credere che in effetti fosse un'illusione, una ottima buona illusione, e che in realtà senza un irrigidimento come quello messo in atto, forse con grandi eccessi da Robespierre e i suoi, forse per l'appunto non avremmo oggi tutti i vantaggi che ci vengono da questa grandissima immensa impresa che hanno fatto i francesi. Il romanzo mette bene in evidenza l'odio per gli aristocratici. Ecco, è rimasto qualcosa di quel sentimento oggi nella Francia? Ci sono apposite riviste che raccontano, per esempio, mondanamente la vita degli aristocratici. No, direi che è una civiltà con cui si sono perfettamente pacificati i francesi, che hanno mantenuto i loro valori, che considerano poco il lavoro, per esempio, che considerano moltissimo l'antichità del nome, hanno delle loro leggi e sono rimasti vivi. Lì per lì lo shock è stato molto forte. Lord Brummel, per esempio, parlavamo di dandismo, ha rappresentato esattamente questo, il senso di perdita di una civiltà, e quindi la recitazione della raffinatezza, della bellezza, di una certa incuria rispetto alla cume che deve avere il borghese per fare quattrini, e quindi questo suo rivolgersi al suo valletto: qual è il lago che preferiamo, quando gli chiedevano qual era il lago che gli piaceva di più perché non voleva affaticarsi, che sono tutti comportamenti di Sir Percy, per tornare alla nostra Primula Rossa. Ora, Lord Brummel, per esempio, adottò l'abito, la divisa borghese del lavoro, che era l'abito nero, però lo attenuò col blu. E tutti i dandy tendevano un pochino però a riprendere in mano qualcosa della grazia aristocratica, della bellezza degli abiti, di una certa estrema eleganza, di una certa terigia e una certa grandissima cortesia invece a seconda dei momenti e delle persone a cui si rivolgevano. Direi che questo punto di vista della baronessa Orsi è talmente inoffensivo, diciamo, che si può sposare con allegria, diciamo. Quindi lei ritiene plausibile, diciamo, la figura che ci viene proposta della Primula Rossa, del dandy, a quell'epoca, ecco, non è una forzatura dell'autrice. Ovviamente l'Inghilterra lottò contro la rivoluzione francese, c'erano anche all'interno dei rivoluzionari dei personaggi come Talleyrand, che non persero mai i modi dell'antica aristocrazia. Di fatto la storia andava in un'altra direzione, verso appunto l'affermazione dei valori borghesi, e così è stato. Naturalmente poi la civiltà di massa ulteriormente scardinato certi valori di eleganza e di raffinatezza, di buona conversazione educata, di tutti elementi della civiltà aristocratica che forse varrebbe la pena salvare. Per chiudere, Daria Galateria, secondo lei ha un suo valore letterario questo romanzo, e soprattutto può essere considerato come il capostipite del genere spy story? Sicuramente è un modo di rivisitare la storia divertentissimo, è un romanzo che naturalmente, nei limiti in cui abbiamo detto di romanzo popolare, è un eccellente lavoro, ne ha scritti 8 poi alla fine nel genere la baronessa Orsi, e credo che varrebbe la pena ripubblicarli, perché recentemente non è stato fatto in Italia. In Francia invece si è fatta un'edizione critica molto importante di tutti e 8, con un bellissimo commento di tutti gli 8 episodi, diciamo, del Moulin Rouge, come si dice in francese, perché la famosa cantilena "La cercan qua, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa" si ritrova in varie forme, in francese e in inglese, ma insomma, ecco, mi piacerebbe rileggerla di nuovo in italiano. E lei cosa ci può suggerire come lettura per guardare la rivoluzione dall'altra parte, dalla parte degli aristocratici, senza leggere un romanzo? Io credo che valga la pena di leggere i saggi sull'emigrazione, e poi leggere forse le memorie di La Roche-Chaclin, che è la figlia di un'emigrata ricca. Era l'unica emigrata ricca, ma Madame de Duras, che è stata una grandiosa scrittrice, che ha ispirato poi Stendhal, un po' per dispetto, un po' per ammirazione, e lei è stata veramente un'eroina
della Vandea. Proprio andava a cavallo con capelli piumati, dietro a charrette, a fare la rivolta contro la rivoluzione. Queste sono delle memorie di grandissima divertimento, perché gli aristocratici, siccome praticavano molto la conversazione, l'esprit, c'era una parola speciale che vuol dire spirito, che vuol dire divertimento, no? Oltre che intelligenza, sapevano anche benissimo scrivere in questa forma attraente. A ogni riga c'è un episodio, un avvenimento, un modo per agganciare l'attenzione del lettore. Quindi forse questo, le memorie della Roche-Jacquelin, che sono uscite recentemente in Francia, anche queste avrebbero bisogno di un'edizione italiana. Daria Galateria, grazie per essere stata con noi. La Storia in Giallo termina qui e ritorna sabato prossimo alla stessa ora su Radio 3. E nel darvi appuntamento comunque a domani alla stessa ora su questa rete per Rosso Scarlatto, Antonella Ferrera vi saluta sulle note di questo canto rivoluzionario eseguito dal Chœur de l'Armée Française, intitolato Le Chant de Triomphe de la France di François-Joseph Cosset. La Storia in Giallo è un programma di Antonella Ferrera, a cura di Diana Vinci, con la collaborazione di Roberto Ritondale. Musiche originali di Alessandro Molinari. Realizzazione tecnica di Fiore Liborio.
Regia del dibattito di Manuel De Lucia. Regia di Francesco Pannofino. Le voci di oggi erano quelle di Francesco Meoni, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti, Emanuela Rossi nel ruolo di Marguerite Saint-Just e Riccardo Rossi nel ruolo della Primula Rossa. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo. Vi ricordiamo che potete scaricare questa puntata tramite il servizio di podcasting. A seguito delle vostre numerose richieste, da ogni mercoledì è possibile scaricare una delle puntate precedenti. Il nostro indirizzo di posta elettronica è lastoriaingiallo@rai.it.